trasferimento, prima recensione in esterna. E siccome in settembre forse finalmente è arrivata l'estate, a parte il vento, spero che si senta qualcosa. Non avevo voglia di stare dentro con le mille luci che poi sembro un buffo. Come al solito, ho detto c'è sole, cerchiamo di sfruttare la luce. Allora, oggi recensione di un libro che ho letto in aereo perché è piccolino, però mi è entrato particolarmente nel cuore. Io questo l'ho comprato ancora qualche mese fa, poi siccome in biblioteca c'era andata giù pesante, non avevo mai trovato un paio di giorni liberi per leggerlo, insomma, quindi ho approfittato del volo per Parigi, insomma, e presto arriverà anche quel video. E sì, i vicini non sanno ancora quanto sono fuori, quindi insomma, se eccolo, aspetta che c'è un attimo. Si tratta di Il cubo di Rubik, che è un libro molto particolare, che praticamente sarebbe l'autobiografia di Rubacuori, detto Ruby, cioè questo cagnolino bellissimo, che ha passato i primi 8 anni della sua vita chiuso in un box in un canile squallidissimo, e appunto sarebbe il cubo nel senso del box nel quale era racchiusa la sua vita. E il libro è molto particolare perché è appunto la sua autobiografia, ovviamente, che ve lo dico a fa' immaginata, vero? È lui in prima persona che racconta della sua nascita, dei suoi genitori, insomma. Adesso non sto a raccontarvi tutta la storia perché lo dovete comprare assolutamente, poi vi dirò anche perché. E ovviamente è tutto puramente inventato perché si sa solo che lui appunto è arrivato in questo canile da cucciolo 5-6 mesi, e poi fino all'età di 8 anni appunto è rimasto lì, quindi non si sa assolutamente niente, è tutto inventato, la storia che lui racconta anche dei suoi compagni di box, eccetera, eccetera. Però veramente, cioè, ho pianto dall'inizio alla fine quando ho letto questo libro, veramente ha delle parti che sono strazianti perché sono verosimili, cioè purtroppo succede veramente così. E poi la cosa bella è della sua adozione, che da lì è nato un'altra volta, insomma, anche se è vecchietto, e ha conosciuto finalmente l'amore di una famiglia, il gioco, le corse, tutto quello che dovrebbe far parte normalmente della vita di un cane. E voi sapete che io amo gli animali, di Simba ne ho parlato a lungo, e appunto quando ho letto il libro veramente mi si è spezzato il cuore, perché a parte che è un canito carinissimo, era bellissimo, non so, che queste espressioni. E comunque appunto al di là della storia in sé, questo libro è stato autoprodotto, infatti You Can Print, cioè una casa editrice nella quale uno si autofinanzia e stampa quello che vuole. E io l'ho preso su Amazon, costa 11,90. Io l'ho preso su Amazon qualche mese fa, l'ho pagato un cicino di meno, però. E la cosa importante è che una parte del ricavato delle vendite va all'associazione, mi sembra proprio a Seconda Zampa, sono passate le giostre. No,
dovrebbe essere ACL Onlus, che comunque è un'associazione di volontari animalisti che sono quelli che hanno seguito la sua adozione. E comunque c'è anche un blog, secondazampa.com, e una pagina Facebook che vi invito a seguire, perché appunto lì, oltre ai vari appelli, notizie dal mondo animale, eccetera, eccetera, e tutti adesso stendono. Amici, è l'ora dello stendino. Ecco, bella lavanderina è rientrata. Bene. E cosa stavo dicendo? Scilla, cosa stavo dicendo? Boh. Ah sì, che c'è la pagina Facebook, che appunto oltre ai vari appelli e cose così ci sono gli aggiornamenti sulle sue avventure, quindi ci sono le foto di quando va al mare, quando va al parco, che insomma è carino. Poi mi ricorda Simba, a me piacciono i bastardini così, questi un po' pelositi, un po' così, sono bellissimi. E secondo me chi ama gli animali, chi ama i cani, non li compra. Perché al di là delle condizioni in sé dei negozi, insomma, cioè, allora, un conto è chi ha l'allevamento in casa, che quindi ancora insomma in teoria ci tengono, vogliono bene i loro cani, bla bla bla, ma quelli dei negozi, cioè, non comprateli, fanno pena. Sul momento uno fa anche una bella azione perché dice lo porto via da lì, però così alimentate il mercato, è una cosa abominevole, cioè, oltre al proprio al, come si dice, al trasporto, adesso mi sfugge il termine, il contrabbando proprio dei cuccioli che vengono portati qua clandestinamente, che una parte muore, eccetera, eccetera, ma anche gli allevamenti in sé, cioè sono delle cose allucinanti, cioè le condizioni di queste povere cagnette, cioè no, non fatelo, non comprate i cani, anche perché ci sono i canili strapieni di cani di ogni forma, tipo, dimensione, anche cani di razza, se uno vuole per forza il cane di razza, ci sono i canili con i cani di razza, di sicuro, quindi non comprateli, anche perché, cioè, la tristezza, la dolcezza e la felicità, la riconoscenza che ha negli occhi un cane salvato dal canile, un cane nato in casa non ce l'avrà mai, cioè quello che ha vissuto, no. Sembra stupido, però è la verità, cioè chiunque ha un cane adottato lo sa, hanno sempre un come posso dire, un retrogusto amaro negli occhi, non so come spiegarlo, misto a, cioè hanno questa tristezza mista in infinita gratitudine che chi non l'ha vista negli occhi del proprio cane non lo può capire. E a noi tante volte verrebbe la voglia di, vedo tanti cani che dico Madonna, lo prenderei io. Però adesso effettivamente abbiamo già 6 gatti che anche economicamente, oltre che fisicamente, sono un impegno. Poi siamo in appartamento, mio fratello lavora, io insomma, lavoro per fortuna anch'io, non sempre, però insomma il più possibile, quindi sarebbe tutto sulle spalle di mia mamma, che ormai poverina è anzianotta, quindi finché siamo in appartamento purtroppo no, però io, il desiderio ce l'abbiamo sempre. E fatalità, qualche giorno fa la mia amica Michela è andata in canile, ha adottato una cagnetta di 1 anno, Luna, quindi brava Michela, che anche lei qualche mese fa ha perso la mitica Ingrid, che era un Rottweiler puro, preso in canile, perché un testa di cazzo, scusate, l'aveva presa da cucciola in un, non mi ricordo se era un distributore di benzina, un'officina di meccanico, non so, praticamente la teneva in cortile a fare la guardia all'officina di notte a catena, ma lei era buonissima, cioè non era aggressiva, però
testa di cazzo, cioè non si tratta così un cane. Quindi anche lei, comunque essendo di razza pura, è stata adottata dal canile. Appunto qualche mese fa è morta, poverina, aveva anche la sua età, e adesso ne hanno adottata un'altra, quindi brava. Fatalità in questo periodo che appunto ho letto il libro, quindi mi si è risvegliato un po' questo desiderio, però purtroppo al momento non possiamo. Ne vedrei tanti che veramente me li porterei a casa, però anche quello è brutto, che dici ne prendo uno e quanti restano là. Ovviamente non possiamo portarli a casa tutti, però poi insomma ognuno fa quello che può. C'è chi fa il volontariato, c'è chi fa le donazioni, chi adotta. L'importante è che ognuno faccia la sua parte, perché purtroppo il mondo è pieno di orrori e l'umanità fa schifo, fa veramente schifo. Cioè per un 10% di umanità buona, cioè veramente il 90% è marcia. Si vedono ogni giorno di quelle cose raccapriccianti. E dall'altra parte, per fortuna, ci sono anche le buone notizie. E per fortuna, perché sennò veramente meriteremmo l'estinzione. Ma certe volte io lo penso, meriteremmo l'estinzione. E vabbè, insomma, discorso lunghissimo che ha toccato mille altri temi collaterali. Per dirvi, comprate questo libro, si compra solo su internet, nelle librerie normali penso proprio di no. E non vi invito a farlo, ma vi obbligo, siete tutti obbligati, leggete questo libro, perché se avete un cane, eccetera, eccetera, rivedrete quello che è il vostro vissuto, penso. E magari chi non l'ha mai avuto, che farà un po' fatica, però comunque da una parte ti strazia l'anima, perché certe cose succedono veramente, però dall'altra ti dà anche la speranza. Non so, cioè veramente quando l'ho finito ero emotivamente distrutta, combattuta in mille modi, però bellissimo. E niente, fatemi sapere se l'avete già letto, se volete altre informazioni, associazioni. Io su Facebook li seguo tutti, quindi se vi serve qualsiasi informazione chiedete pure. E niente, fate quello che potete, però fatelo. E niente, grazie per aver guardato comunque il video, condividetelo se avete piacere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e baciati!